Sei deciso un po' viziato la mattina. Mi piace fare colazione con lo latte frisco, ma non frisco del frigorifero, frisco proprio da mondo, dalle zitte della vacca. E sta domani lo teneva una goccia di latte. Ti ho fatto, ma andò forse a trovare una cica di latte, una mucca per scodici ste cose, così mi esce un po' di latte. Vado da un amico ai cani gricigli, io non ci steva la moglie, e mi fa, ma te, che ti serve? Che mi serve? Volaria una cica di latte, visto voglio fare colazione, e non le tengo, dati a mogli Carmelina, e la vacca, no, la Carmelina, e la vado a mogli, che non mi ricordo, quando eravamo a moccio, ne sono stirate poche di zizza che le vacche per togliere una cica di latte. E allora facci tu, vado dentro sta stalla, steva sta Carmelina, mi metto a siso al logo con lo scappelletto francese, guarda, proprio tranquillo, e comincia a fare tum, tum, tum. Steva la coda, ogni tanto mi dava una botta in faccia a sta vacca, no? Mi stava da più codata in faccia. Ci ho fatto, ma la pozza di sta vacca mi sta accidendo un muzzo. E ci scansava sta coda. Dopo un po' ricominciava e chiesta con la coda, boom. Azzo, insomma, sono stato una decina di minuti a scansare che la cavo di coda, non sapeva dove la te la mette con la coda. Alla fine, a me non sa che faccio, c'è questa coda, ce l'attacco in cima a chi lo cosa al loco, a chi lo pezzo di ferro, a così ne posso mogni bene. Però non ci arrivava. Ti appo uno scappello, mi metto sotto i piedi, ti appo questa coda, fatti che la reggio sta coda, muoio con cima. Mi viene a mente di lavarmi la cinta. Me levo sta cinta, l'attacco alla coda, e mentre che la stacco a mettere a chi lo pezzo di ferro, cioè i cazzoni mi hanno letto. Chiappa a mezzo dei cani di cazzuni, entra questa vacca, con sta coda che ha per l'aria, che entra Maria, mi disse, Don Matteo, Maria, se ti dico che sto a attaccare la coda alla vacca, non mi gridi, capito, no? Il chigliato di Piperno, la sai che era di Piperno? Stefano di Piperno, agli oppare di Tegneo, che uno di lui si ricorda, no? Agli oppare di Gneo, se va uno si va a fare un caffè, trova l'acqua dentro. Che mi fai un caffè, per favore? Lui stava andato a fianco a togliersi il cappuccino e ci guardava. E questo sempre... Alla fine questo non ce la fa più, ci fa, oh, e mi stai a fare venire l'ansia, devo fermare, sì o no? Se mi fermo... Fate fermate, ma non ce la faccio più, mi stai a fare nervosine. Io sono lavorato sotto i sommergibili. Quando sono uscito dal logo, quando uscivo, visto che eravamo a terra, c'è talmente la cosa del mare che sono rimasto sempre a fare così. Fa questo, Feregna, ah sì, lavorato i sommergibili, e fai sempre così. Beh, io che cazzo te ingadisci? Io sono fatti 18 figli, perché capita sempre così, ci ha detto, che faccio, Grande, grande Sisto! A Piperno si dice sempre, non si pipernese, si mai detto che sa niente c'è parente. Ma in questo caso, insomma, penso che non è proprio niente, perché siamo riusciti a raccogliere un po' di gente. Io spero che qua, nel Parco di San Martino, venga comunque sempre tanta gente così come oggi, e che questo incontro possa servire alla coesione proprio sociale del paese, perché comunque questa valvola di sfogo deve servire poi per ricongiungerci al paese e soprattutto al centro storico, perché mi tocca da vicino, e vi ringrazio, e stiamo sempre più vicini e coesi, perché le cose si possono fare. Non è vero che a Piperno non si può fare niente, ma è tutto il contrario, si può fare tutto. Grazie, facetevi un applauso tutti quanti. Allora, noi faremo una decina di canzoni disgraziate, poi interromperemo a un certo punto per dare spazio, poi vi dirò a chi, e quindi queste sono tutte canzoni nate da storie vere, non sono canzoni, diciamo, inventate dal nulla. Vengono proprio da storie, quindi io infatti non so un cantante, manco un cantautore, non so niente, sono canta storie, me canto me sono, insomma, ecco. La prima canzone è dedicata a un nostro amico che sta qui dietro di questa montagna, sulla montagna della Maserno, si chiama Zio Lucciolo.
Vai Varela. Era lo sabato e una domenica, ci volevamo gli ammagnà che cosa, ai sperduti, fama seno, se vuoi di a trovarsi Lucio, basta via a telefonare, che ci fa subito ammagnà. Ci sta la moglie che è Napoli, 448 in l'acqua pollo, ci fa magna le fettuccine, il brodo di galline, un po' di formaggio, un po' di prosciutto, un po' di vino, il lovino per farci bene. Zio Lucio, ci fa magna di maccaroni all'olio. Zio Lucio, ci fa magna di maccaroni all'olio. Ci faio pollastro, ci maglio fuoco, chi devo tanto e chi devo poco, chi devo poco non sa trippato, allora tocca che se togli gli altri, gli broccoletti, i tati cotti e le pedate col pomodoretto. Ci sta una signora che è nanghetto, sta sempre con le mani in cima agli opetto. Zio Lucio, ci fai mangiare i maccaroni all'olio. Zio Lucio, ci fai mangiare i maccaroni all'olio. Zio Lucio, non ci sta mai, sta sempre alla cantina a tragannà. Doppa riesci, zitto, zitto, si ci ho fatti gioccia come uno spirito. Zio Lucio, Zio Lucio, ci fai mangiare i maccaroni all'olio. Zio Lucio, ci fai mangiare i maccaroni all'olio. Zio Lucio, quando pagamo, mo mangiamo che dopo parliamo. Zio Lucio, dici quant'è, facete voi che per me sta bene a te. Zio Lucio, ci fai mangiare i maccaroni all'olio. Zio Lucio, ci fai mangiare i maccaroni all'olio. Scoprire questo orgoglio dell'essere di Priverno e anche del nostro dialetto hanno rianimato e ravvivato una zona così bella del paese. Io ringrazio tutti gli organizzatori, tutti gli artisti di Priverno, o no? Ne potesse passare nessuno, come dice qualcuno. I me sono sazzi, tutti e ci siamo sazzi. E poi non tolgo altro tempo, insomma è importante che siano loro ad esprimersi, a calcare questo palco e a dare l'importanza che merita a questa iniziativa. Io credo che loro hanno fatto, ringrazio Franchi a nome di tutti gli altri, tutti gli organizzatori, hanno fatto una cosa importante, ci hanno fatto di nuovo sentire orgogliosi di essere di Priverno e l'hanno fatto attraverso uno degli strumenti che oramai ha tanti pregi ma anche tanti difetti e loro l'hanno utilizzato bene, che è quello di internet e della rete, e sono riusciti attraverso questo canale a farci riscoprire questo bel senso di comunità e io sono felice. E questo, questo spirito che poi loro metteranno anche al servizio della città e anche con scopo benefico, gli fa onore. Io penso che il loro esempio deve essere seguito da molti. Dobbiamo riscoprire la bellezza di mettere una parte del proprio tempo al servizio della nostra città e al servizio degli altri. Loro l'hanno fatto e di questo tutti quanti dobbiamo essergliene grati e io a nome mio, dell'intera amministrazione e di tutta la città di Priverno gliene rendo onore e merito. Grazie, grazie. Ragazzi. Grazie Angelo, bravo sindaco,
Bravo ragazzo. Allora adesso date una cicazzitta che adesso fermo. Allora in inglese no, lo faremo in bipernese. La mattina se connette adesso mamma poppo siete dedicata a tutti gli etili, forza fa la colazione per Luigi da Guatà. Tengo due oggi a commento pallone, da Rizzi mai ne ci vuole ammazza. Ci come patto si provia di razza. Signori, ricordate per favore di scrivere il numero del vostro dispositivo sul foglio della risposta, lo trovate su in alto a destra. Signori, per chi ha già risposto, riconsegnate il foglio con scritto fase 1 dove l'avete ritirato. In Italia ci sta il mare.
intervista. Prova. WL, eccola, meno male, la siamo trovati. Ma guarda tu, che fortuna stare qua. Ando, scegliere, ando, sta in Italia, microfono, scegliere, ando, sta, andai. Male, in Italia si sta male, si sta meglio, si sta peggio, si sta bene, anziché no. In Italia ci sta il sole per asciugarsi quando piove, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stessi. Signore, non interagite ancora perché c'è ancora la prima fase. Per chi ha già risposto, riconsegnate le domande dove l'avete ritirate. Il foglio delle domande potete tenerlo, dovete riconsegnare solo il foglio delle risposte. Saremo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera, che fuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Montrava, la ditta Liguori. Avvicinatevi donne alla nostra macchina e constatate se voi acquistate i prodotti della ditta Liguori otterrete fiducia e garanzia. Abbiamo una vasta gamma di articoli casalinghi. Vim liquido, questo scritto, Vim in polvere, Calinda, che chi cazzo si ne ricorda sto Calinda, sapone della marca Scala, acido profumato,
insetticida profumato, detersivi per ambienti. Abbiamo damigiane di tutte le marche e misure per vino, acqua e peperoni sotto menaccia. Che nota se facevo? Abbiamo le damigiane spagliate e spagliate, carta igienica, carta argentata e carta velata, materassi di tutte le misure, a molle, con le piume e con gli tuteri e gli tosti, facciamo la maschina. E inoltre abbiamo 3 strofinacci già consumati, pagate solo 10.000 lire. In più abbiamo 2 spugne, più una scopa, più 3 manici di regalo, pagate solo 10.000 lire. E così continuava sempre, intanto la canzone io andava.